Armani Junior Milano, split spalato con l'ex Iesi Damir Twirdic, Monte Paschi Siena, Aurora Brindisi, PMS Torino, ovviamente l'Under 13 della Fiani BPA Iesi sono solo alcune delle squadre che prenderanno parte in questo fine settimana alla 13ª edizione della Simonetta Cup, trofeo Carolina Paesani. 7, 8, 9 giugno, tre giorni di partite, finalissima alle 15 di domenica al Palatriccoli, Roberto Stronati, che significa Simonetta, Simonetta significa la 13 edizione, anche questo bel appuntamento col basket dei giovani. Sì, questa 13ª edizione, come dicevo prima in conferenza stampa, si lega all'anno 2013, quindi ci auguriamo fortemente di arrivare sul podio più alto, ma non è questo l'importante, l'importante è partecipare e il fatto che ci siano 12 squadre fra le più titolate della Serie 1, come faccio dei nomi, Montepaschi, Armani, Spalato, Torino, ci riempie sempre di orgoglio. Molto attenti al mondo sempre dei giovani, perché ci chiediamo tantissimo in questo sport, perché il basket, noi partecipiamo alle gare di A2, di A1, vedo famiglie, vedo bambini che giocano, e questo dovrebbe essere il messaggio che dobbiamo mandare. L'altro è quello di sostenere l'Aurora Basket in un momento congiunturale così difficile per l'economia nazionale, in particolare della Vallesina. Un messaggio ai colleghi imprenditori e banche, una piccola mano, essendo abbastanza numerosi, con piccole quote potremo superare questo momento di crisi per una società che vanta 50 anni di storia. Intanto grazie alla famiglia Stronati. Poi per la questione Aurora, credo che la nostra amministrazione abbia il dovere, visto la storia di questa società, di adoperarsi ovviamente nei limiti delle proprie possibilità per aiutare questa società a continuare nella propria attività, sia nel professionismo ma anche nell'attività del settore giovanile, che mi dicono molto importante, molto partecipata, e pertanto ecco, credo che faremo di tutto nel limite del possibile per aiutare questa società. Sulla questione Palatriccoli, la gestione attualmente fatta dalla WISP, credo che a fine anno termini la convenzione, studieremo la soluzione migliore per la gestione di quegli impianti. Io non l'ho detto pubblicamente, lo ripeto, credo che la WISP abbia fatto bene il suo lavoro, ci sarà un bando pubblico, parteciperanno più soggetti, forse va rivista la formula del bando, ci stiamo ragionando e vediamo come poi verrà confezionato il bando. Siamo con Stefano Saluti, la sua realtà professionale ha uno spazio nell'ambito di questa Simonetta Cup, ce lo facciamo spiegare. Sì, innanzitutto salve a tutti, ringrazio l'Aurora nella persona del presidente Altero Laltinelli, che ha accolto di buon auspicio e mi ha invitato ad avere questo spazio, che appunto vado a spiegare. Io mi occupo di nutrizione, soprattutto specializzato nell'integrazione alimentare, ho uno staff che già collabora con l'Aurora, per la quale stiamo lavorando nel progetto Salute Ottimale, e all'interno della Simonetta vogliamo realizzare uno spazio di informazione e di servizio specifico per i bambini e per gli atleti, insomma, che parteciperanno. Cosa faremo? Metteremo a disposizione sia io col mio staff e sia l'Aurora un servizio di nutrizione personalizzato ai ragazzi. Li metteremo a disposizione un semplice questionario nutrizionale dove potremo evidenziare il loro stile di alimentazione e magari per poi dargli un suggerimento pratico. Magari non so se ce la faremo nei tre giorni, però comunque a tutti daremo un servizio personalizzato, che poi se non ce la faremo quei tre giorni perché sarà un'intensità, diciamo, molto, molto alta, avremo modo poi in un secondo tempo di dargli tutti il responso. Vogliamo, diciamo, un responso che ci auguriamo sia proficuo. Questo perché? Perché se già dai ragazzi introduciamo un concetto di salute e di sport legato all'alimentazione, sicuramente nel proseguo degli anni possiamo dare un contributo ad ogni individuo specifico per il loro stato di salute ottimale.